Tutta una vita che Franco denuncia in lungo e in largo i problemi della società, non solo quelli della politica, ma quelli proprio inerenti ai diritti civili, che sono i bisogni del cittadino. In un'epoca in cui il cittadino è totalmente abbandonato dalle istituzioni, Franco, qual è il tuo ruolo in diritti civili? Beh, hai detto bene, proprio abbandonato dalle istituzioni, è quello di dare voce a quella gente che non ha voce, che non ha un volto e che si vede i diritti calpestati continuamente. Bene, i diritti civili, ti ringrazio. Grazie Alfredo di averlo ricordato, sono tanti anni che porta avanti queste battaglie civili, queste iniziative di solidarietà, ma anche queste denunce per chiedere il rispetto delle regole, e questo è anche uno dei motivi perché ci siamo occupati in questi anni di fare tante battaglie di solidarietà, iniziative in Calabria, in Italia e anche in altri paesi del mondo a favore delle persone che hanno bisogno. Penso a iniziative per i paesi poveri dell'Africa, penso alle tante iniziative per una giustizia giusta, penso alle battaglie per i problemi dei disabili dimenticati, abbandonati, che sono in Italia le battaglie che abbiamo fatto. Oggi da qualche settimana, per la verità, ci stiamo occupando di questa anche battaglia, che non è meno importante delle altre. Parlo di questa nuova legge elettorale, parlo dell'elezione regionale, perché non è meno importante? Perché noi andremo ad eleggere fra meno di 2 mesi i rappresentanti del Consiglio regionale, cioè di coloro che dovranno rappresentare noi, ma soprattutto dovranno andare a risolvere i problemi della Calabria. Allora vogliamo chiarezza, vogliamo trasparenza e vogliamo che soprattutto venga rispettato il diritto dei cittadini calabresi di potersi scegliere i propri rappresentanti. Non è così, perché abbiamo scoperto, e ti ringrazio te Alfredo e Cammi Terese che ci dà l'opportunità, e i colleghi giornalisti delle altre testate, che ci dà l'opportunità di chiarire che si tratta di un grande inganno, e oggi andremo a spiegare perché. E spiegarlo soprattutto perché si vota, ma in pratica il cittadino non si appropria della propria scelta di voto, viene ingannato, sovente vorrebbe votare un proprio candidato, sceglierselo. Questo non è non solo possibile, diciamo, per i primi eletti, ma anche per una classifica che ipoteticamente dovrebbe scorrere secondo una graduatoria elettiva. Invece accadrà questo, semplifichiamo un po'. Il 28 e il 29 marzo si eleggeranno 50 consiglieri regionali. Bene, 40 saranno eletti, come dire, direttamente attraverso le varie province calabresi, cioè 15 Cosenza e via discorrendo, secondo il sistema proporzionale, cioè ogni partito in base ai voti prenderà un certo numero di consiglieri, saranno eletti coloro i quali avranno preso più voti, con il sistema proporzionale, giusto, democratico. L'inganno dove sta? Sta nei 9 posti del listino, cioè dell'ex listino, cioè sono 9 posti che sono stati dati sino all'ultima elezione, non sulla base dei voti presi, ma come premio di maggioranza, cioè la coalizione che vince, centrodestra, centrosinistra, comunque un'altra coalizione, avrà un premio di maggioranza che può essere di 5 o 9 consiglieri. Se al primo turno la coalizione che ha vinto prenderà meno di 25 seggi, avrà 9 consiglieri regalati, per capirci un po'. Se supererà i 25 seggi al primo turno, ne avrà soltanto 5. Bene, sino all'ultima elezione scattavano questi seggi sulla base di che cosa? C'era una lista regionale bloccata, cioè bloccata che significa? Non si potevano votare, c'erano 9 nomi messi in questa lista, bene, scattavano in ordine il primo, il secondo, il terzo e via discorrendo. Noi abbiamo fatto una grande battaglia, voi l'avete sostenuta insieme agli altri amici e colleghi giornalisti, insieme al presidente della provincia Mario Oliverio, per far abrogare questo listino vergogna. Ci siamo riusciti perché il Consiglio regionale in una delle ultime sedute è stato costretto, tra virgolette, ad abrogare questo listino vergogna. Ma c'è stato un inganno incredibile, perché abrogato il listino Calabredo, che cosa hanno fatto? Cioè non c'è più il listino regionale, ma in realtà hanno partorito 5 listini provinciali, quindi non ci saranno, non saranno eletti quelli che avranno preso più voti, ma saranno eletti coloro i quali occuperanno il primo, il secondo, il terzo posto nelle varie liste provinciali della coalizione vincente. È veramente una ingiustizia, uno scandalo incredibile che, caro Alfredo, se tu sei d'accordo, noi andremo proprio a spiegare di qui a poco nei dettagli, perché l'opinione pubblica deve sapere quello che è accaduto. Intanto, per legare la nostra conversazione, la tua denuncia insieme, all'elettore che in questo momento cercherà di capire, perché sono meccanismi molto articolati, cui non è avvezzo perché già viene tagliato fuori dalla politica in generale, perché la politica diventa uno strumento estraneo alla vita sociale. Ma come si preparano i partiti politici o i movimenti a scegliere i propri candidati? Che aderenza c'è tra gli uomini che dovrebbero governare la regione, in alcuni casi ci sono i comuni sorvoliamo, sì, e l'attuale cartello dei candidati? Ecco, questo è uno dei problemi che dovrà
essere posto e dovrà essere affrontato. È importante capire che se si eleggeranno i rappresentanti sulla base del consenso, noi avremo la possibilità di poterli scegliere, noi calabresi, ma se invece si ricorrerà, come abbiamo denunciato, all'inganno, che anziché un listino regionale, come dire, bloccato, abrogato sulla carta, si vanno a sostituire 5 listini provinciali, noi non potremo sceglierli, perché saranno eletti coloro i quali saranno messi dalle segreterie dei partiti ai primi posti della lista. E allora questa è una battaglia di, a mio avviso, non solo una battaglia di democrazia, ma anche una battaglia di legalità. Cioè devono sapere i cittadini calabresi esattamente il sistema elettorale con il quale andranno a votare, perché poi quell'aderenza che dicevi tu non ci sarà. Se noi non potremo scegliere i nostri rappresentanti, che rapporto potranno avere questi rappresentanti nominati con il territorio, con i problemi? Saranno messi lì dalle segreterie dei partiti e risponderanno soltanto a loro. Ecco l'importanza di questa battaglia di democrazia, per liberare proprio questo Consiglio da questi vincoli, come posso dire, che sono vincoli di appartenenza, sono vincoli di dipendenza. Vogliamo rappresentanti liberi, eletti dal popolo calabrese. E invece che cosa accadrà? È importante farlo capire questo ai cittadini. La legge elettorale, modificata il 6 di febbraio scorso del 2010, dunque, che abroga il litino, che cancella il listino, in realtà poi quando va a ripartire i nuovi posti del listino fa riferimento ad una vecchia legge, che è quella del 95, che prevedeva il sistema maggioritario per ripartire questi nuovi posti. Cioè non hanno cancellato nulla, perché che cosa fanno loro? Cancellano il listino regionale, ma poi dicono però per i nuovi posti fa riferimento a questa legge, però su base provinciale. Cioè anziché il listino regionale noi avremo 5 listini provinciali, quindi uno scandalo nello scandalo. Ecco perché il ministro degli interni Calafredo deve intervenire, deve essere chiarito prima della presentazione delle liste che non è vero che è stato cancellato il listino, non ne hanno partorito 5.